Amici appassionati di calcio giovanile, bentrovati dallo stadio Domenico Mammoliti di Fontenuova. Tutto pronto per Torlu Paramentana, allievi provinciali under 16, girone C, 19esima giornata. Abbiamo visto l'ingresso in questo momento delle squadre in campo. Un saluto da Nicola Cecchi di Live Sport Academy. Kick off, è iniziata la gara con il Mentana che cerca subito un pallone in profondità, recupera Iale. Nikas. Romani. Averini. Nardecchia ora viene coinvolta all'interno dei meccanismi di gioco del Mentana. Dell'Albani perde il pallone, Ianiello riesce ad andarsene bene, carica il mancino, Nardecchia controlla facilmente il pallone in campo, rimessa laterale, battuta subito anche la pressione dell'Albani che cerca la linea verticale, poi Pagliotta si addormenta un po' con il pallone tra i piedi, il passaggio è dentro, attenzione, il pallone che rimane lì, dove arriva? Il numero 9, Ruggeri, a spingere in rete la sfera, a sbloccare il risultato quando siamo al 12° minuto di gioco. Mentana 1, Torlu Para 0. Già sull'onda dell'entusiasmo. Nikas ci prova da lontanissimo. La traiettoria esce, ma di poco. Romani sul pallone con le mani. Batte dentro, Ruggeri, lì davanti! Bravo Passeri a chiudere lo specchio della porta. Mentana che ha sbloccato la partita al 12° minuto di gioco. Nel frattempo proprio al di sotto della nostra postazione, Nikas torna dietro per Averini. In verticale, Di Stefano spala la porta, cambia tutto, servendo libero sulla fascia Fiocchi che va dentro, Nikas si è inserito nello spazio il numero 6, riesce ad andarsene elegante, la mette al centro, Ruggeri la protegge, poi si gira, troppo debole il numero 9, raccoglie Passeri, insiste Nikas, entra ancora una volta in area di rigore, Nikas la mette nell'angolino opposto, coordinazione perfetta da parte del numero 6 del Mentana che al 23° raddoppia e consolida il risultato. Parte ora raffreddato con il destro forte, palla fuori veramente di poco, brivido per il Mentana. Le mani, va lungo, Pagliotta dà fastidio alle spalle, il lancio in verticale, lo scarico per Nardecchia che gestisce dal basso, rischia un pochino il numero 12, quindi Iale si inserisce, trova però il corpo di Averini e arriva in questo momento il duplice fischio, termina quindi il primo tempo sul risultato di 2-0 a favore del Mentana, le squadre tornano negli spogliatoi. E inizia in questo istante il secondo tempo con il Torlu Para a gestire il primo pallone dal basso, rischia subito perché si inserisce Ruggeri, la palla che rimane lì, ancora il numero 9, il contrasto contro Pagliotta, contatto e calcio di rigore. Parte ora Vasic con il destro, tocca solamente Passeri, la palla che entra in rete e quindi 3-0 a favore del Mentana. Verticale, Veneziano anticipa tutti, poi parte palla al piede del numero 2, Di Stefano lì davanti, torna sui propri passi e lo scarico in un secondo momento in direzione di Averini. Vasic, ancora Di Stefano, Nikas. Avanza il numero 6 incontrastato, può anche pensare al tiro, la mette dentro Di Stefano, va lui! Con la botta di prima intenzione, palla fuori. Germinario ci prova, recupera il pallone lì davanti, supera l'avversario, la mette nell'angolino e allora Mentana avanti 4-0. Il risultato quando siamo al 44° minuto di gioco. Nikas. Con
luce in avanti, allargando sulla destra. Bacic prova ad andarsene, gli Agnello ferma tutto, la pressione ancora del numero 8, Ruggeri poi lì davanti, supera tutti, Ruggeri! E qui Passeri compie una grandissima parata, calcio d'angolo. Ancora Oxa dalla bandierina di sinistra, è buono il traversone sul secondo palo, Dominici non arriva, la palla che rimane lì, Iale gira subito di prima intenzione senza inquadrare però lo specchio della porta. Profondità per Iale, Veneziani prima di tutti trova lo scarico e allora Nardecchia calcia lontanissimo, ci arriva Ortensi, lì vicino anche Ruggeri, lascia scorrere il numero 9, poi la va a recuperare Ruggeri, carica il destro sul secondo palo, il pallone che tocca il legno e poi sulla ribattuta Ortensi arriva prima di tutti, tocca Passeri ma non basta, il pallone che finisce in rete, 5-0 per il Mentana. Per Iale, usa il piede perno per andarsene l'esterno destro, poi arriva Averini a fermare la corsa del numero 11, il lancio è lungo, Ruggeri contro Pagliotta, usa il corpo bene Ruggeri per proteggere il pallone, poi serve in verticale Germinario, Germinario al limite dell'area, il tiro di Germinario, traversa! ...da Ruggeri, pallone per Occhia. Impattato alla traversa, quindi Nikas! Nulla da fare, si rimane sul 5-0. De Benedictis si incarica della battuta, va De Benedictis sul secondo palo, sorprende tutti! E la palla entra in rete, 6-0 per il Mentana. Siamo entrati nel frattempo nell'ultimo giro di lancette dei due tempi regolamentari. Nikas raccoglie a campo davanti a sé, Nikas ha provato il tiro piazzato, ancora traversa Marietti, Veneziani poi arriva a sostegno e si autolancia, non riesce però a tenere il pallone vivo e quindi rimessa dal fondo, anzi no perché non c'è più tempo, arriva il triplice fischio. Il risultato finale dice Mentana 6, Torlu Para 0. Mentana che quindi esce dal campo con i tre punti in tasca e vola a quota 38 in classifica.